mangiare, posso staccare. Quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo fare. Alle 13.45 dobbiamo entrare in un'ora. Dove c'è? Alle 12.50 siamo là, alle 13.30 torniamo. 40 minuti per mangiare. Tanto mangiamo la costata di manzo, l'hamburger di manzo lì con le patate. Suppongo di sì. Comunque il gimene è pazzesco, eh. C'ha una velocità e un'espressività incredibile. Ieri non si era proprio più forte, no? Stacco, zio. Devi spegnere sta roba di occare. Di stare più stretto possibile. Cetioli. Tomori, Calulu, Calabria, Kier. Vai un attimo qua sulle ape palleggi. Le auto sopra. Là c'è Krunic. Aspetta che c'è le auto palleggi. Libra la sta bevendo dietro a quello che entra.
Pioli con Giroud. Credo che sia. Aspetta che c'è Pioli e Giroud. Un attimo Giroud. Yeah.
Intanto devi toccarlo però, Manu, se no si spegne la luce. Lo tieni tu? Chi è questo? Si vede. Giro. Allora, parto, Parto? Sì, ciao Roberta, eccoci qua, allenamento in corso a Milanello in vista della sfida di domani di Champions League contro il Porto. Ti faccio subito vedere Giroud, che è un po' il nome del momento, no? Perché è tornato a disposizione di Stefano Pioli, è riuscito a segnare il gol, a suonare la carica per la rimonta poi del Milan contro il Verona. Per il francese 3 gol nelle 4 partite giocate finora in campionato dal rossonero, e qui invece c'è Zlatan Ibrahimovic, recuperato, ristabilito, ha giocato poco più di 15 minuti contro il Verona. Vedremo se domani magari giocherà qualcosina in più nel processo di ritorno in campo, probabilmente dopo i 15 minuti giocati sabato sera, una mezz'ora, 40 minuti in previsione contro il Porto, e poi si giocherà un posto da titolare contro il Bologna. Però penso che sarà titolare comunque Giroud contro il Porto Aldo Dragao, così come titolare sarà Tonali, eccolo qui, lo vedi inquadrato in questi esercizi di riscaldamento. Tonali, che certamente al centro del campo sarà insieme a Bennacer uno dei migliori del Milan in questo momento, anche perché che si è squalificato, aveva preso quel cartellino rosso, il doppio giallo in realtà, nella partita contro l'Atletico Madrid, e dunque non ci sarà Livoriano nella sfida di Champions League fondamentale contro il Porto. Dico fondamentale perché chiaramente se il Milan dovesse uscire da quello stadio, da Aldo Dragao, senza fare punti, rimarrebbero in classifica le speranze di qualificazione, poi sarebbero veramente ridotte al lumicino. Qui vediamo invece inquadrato in questo momento Kier, Simon Kier che tornerà dal primo minuto, in coppia molto probabilmente contro un po' di Tomori, perché è campionato della Coppa dei Magnoli, se è la fronte del campionato, adesso però torna la coppia titolare. C'è grande curiosità chiaramente Dimmi, vuoi sapere chi li ha? Landoz, te lo dico io, dimmi cosa vuoi sapere. Ah no, le pettorine poi dopo, chi c'ha le pettorine? Te lo dico io, allora c'è. Puoi inquadrare l'ultimo in fondo con le scarpette bianche? Chi è? Calulu? Calulu. Calulu, vero? Sì. Ti ho detto che è Calulu. Non c'è Rebic, non c'è. Molto più probabile la scelta naturale di Rebic come giocatore alle spalle. Non c'è la pettorina? Olivier Giroud. E poi un altro dubbio che proveremo a capire anche durante l'allenamento e quindi nel corso della giornata, dopo fine allenamento, chi giocherà sulla sinistra per favorire Teo Hernandez, visto che ballo pure un po' incerto in fase difensiva. Calulu, chi ha? Tomori, Calabria, però probabilmente ancora deve inventarsi meglio nel mondo Milan. Tonali, Bennacer, Salemaker, Lunic, Calabria, giusto? E sinistra può farlo tranquillamente, e l'inserimento di Calulu. Lunic ce l'ha. Ma non ha la ci sarà Tatarusano perché Milan ancora. Ce l'ha anche Maldini. Ce l'ha Daniel Maldini? Sì. Questo martedì, ti saluto, torniamo proprio a poco con tutte le altre notizie riguardanti l'allenamento. Mi fai un po' Tatarusano un attimo, portiere? Quello in porta, giusto? Sì, giusto
minuto prima. Sì, stavo aspettando che gli facevano due tiri, adesso sta giocando con le palle. Anche Maldini? Sì. Cosa? 1, 2, 3, 4. Nel frattempo, Cintia, già ti dico che ti manderò con lo zainetto le immagini dell'allenamento registrate. Magari puoi dire in regia che nel momento in cui io le invio, tu già falle vedere, tanto è un premontato, quindi non ci sono sporchi, eccetera, eccetera. Sono tutte immagini pulite. Quindi falle mettere in onda e tu le commenti mentre le invio, così facciamo tutte e due. E poi io salgo e ti faccio i collegamenti, ok? Mi raccomando, ciao. No, scusami, Chiaer, contale, Calabria, Krunic, Tonali, Calun, Tomori, Giroud, Maldini, Saelemaekers, Leao 10. Ragazzi, Tonali, Maldini, Saelemaekers, Leao, Giroud. Perché adesso non c'è. Non c'è Benasser. Scusa, fai una bella larga di questa immagine. Sì. Sì, non ha la pettorina. Non ha la pettorina ben a sé. Stai su Ibra se vuoi. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Non ha la pettorina ben a sé. Vai, l'hai visto? Ok, no, basta così. Ce la posso? Arrivo, faccio un'ultima zoomata e ho finito.